Prendersi cura. In questa pagina di Vangelo, Gesù è raggiunto e raggiunge le persone, la gente, guarisce gli ammalati e si prende cura di ciascuno di loro. Dal Vangelo secondo Marco, Gesù e i suoi discepoli, compiuta la traversata fino a terra, giunsero a Genezaret e approdarono. Gesù intensamente incontra le persone. Scesi dalla barca, la gente subito lo riconobbe e, accorrendo da tutta quella regione, cominciarono a portargli sulle barelle i malati dovunque udivano che egli si trovasse. Sono le stesse persone che cercano Gesù. Portano i loro malati. Ma cercano Gesù o i suoi miracoli? Cosa spinge la mia ricerca di Dio? Tutti siamo cercatori instancabili di felicità. Cosa manca alla mia vita? Se quello che cerco lo trovassi oggi, abbandonerei Dio? Posso io essere la felicità di un altro? E là, dove giungeva, in villaggi o città o campagne, deponevano i malati nelle piazze e lo supplicavano di poter toccare almeno il lembo del suo mantello. A volte ci basta così poco per ottenere quella pace che cerchiamo. Un pezzo di stoffa, toccato con fede. In quel mantello non c'era nulla di speciale. È stata la fede a compiere il miracolo. La certezza che per Cristo non c'è sofferenza che non vada risanata. E quelli che lo toccavano venivano salvati. Non viene detto sanati, ma salvati. Coloro che incontravano Cristo trovavano un senso alla loro sofferenza. Non tutti coloro che soffrono possono essere curati, ma di tutti posso prendermi cura. Di chi posso prendermi cura quest'oggi? Iscriviti al canale e attiva la campanella per le notifiche. Per scaricare l'audio di questo commento trovi il link in descrizione. A domani!